nella perfezione, quindi ha detto tutto quello che io credevo poi di poter dire su queste poesie. Ma adesso, ad esempio, seduto lì e in attesa, le rileggevo e confermavo, perché dopo mesi, no? I libri di poesia hanno un perché di differenza dagli altri libri, anche dalla stessa prosa, che sono libri stratificati, cioè se valgono qualcosa e non vengono dalla superficie, da una sensazione superficiale, non da un'interrogazione più profonda delle parole e delle emozioni, ebbene questi libri finiscono con non essere leggibili più che una prima volta, come accade con i testi delle canzoni, che senza la musica che li spinge spesso, non in tutti i casi, sono lì consumati immediatamente. Un libro di poesie ha più strati di significati, le stesse parole ci danno emozioni diverse e dipendono anche dai nostri umori, dalla nostra capacità di vederci e di sentire dentro tutto questo. Mi pare che il libro di Isabella dia tutto questo, dia appunto la capacità che ha l'autore di muovere gli umori, ma soprattutto di avere con la parola, e la parola della poesia è una parola stagliata, concentrata, distillata, una frequentazione molto fitta e, se volete, anche gioiosa e drammatica allo stesso tempo, perché si tratta appunto di cercare la parola che di dentro significa un sentimento, un evento, eccetera. I fotogrammi sospesi del titolo, è un bel titolo, tra i titoli che aveva proposto, no? Mi parve anche quello più giusto, perché significa appunto qualcosa che è sospeso nell'aria, ma dove? Non è un fotogramma da tirar fuori da un album, ma è un fotogramma della mente, un fotogramma sospeso nell'immaginazione e soprattutto anche nella memoria. Ma direi che qui va al di là del ricordo, della memoria, ricreare, portarsi dentro queste percezioni e rinnovarle, nel loro richiamarle, evocarle, si rivive o si vive anche più profondamente un sentimento. È un libro d'amore, è un libro d'amore verso una persona, una donna amata, è un libro d'amore anche verso le città, perché c'è Palermo, c'è la Sicilia in tutto lo folgorio della luce e delle bellezze siciliane, ma c'è anche Roma con i suoi addormentamenti, ma anche con i suoi tramonti, con le nuvole barocche, eccetera. Parlavo nel libro appunto di un linguaggio barocco, che poi a rileggerlo in meno arricciolato di quello che pensavo, che avevo letto in un primo tempo. È molto buono il verso che dice la donna amata che identifica, nei cui occhi muoiono le infelicità, che è giocato all'inverso, non nei cui occhi vivono le felicità, ma nei cui occhi muoiono le infelicità, che è più toccante la cosa, anche più vera, no? Non mancano certamente i dubbi, non manca il senso della televisione, non manca un verso che dice da finire nel tombino e l'anima nel congelatore, quindi abbiamo anche una lingua molto prossima alle nostre giornate, no? Il congelatore appartiene alla poesia degli ultimi decenni, non c'era prima il congelatore, ma non ci si sarebbe mai permesso di mettere un oggetto così quotidiano e così volgare, no? Volgare nel senso appunto del volgare dantesco, però della prosa che entra nella poesia e diventa poesia a sua volta. Si perverrebbe al dispiacere e alla negazione se non soccorresti il bene della memoria e la grazia della giovinezza che cerca ragioni per seguitare. Allora, così come annuncia il titolo del libro, si ritrova e ne rinnovano percezioni e sentimenti nel fotogramma sospeso, che è più di un baluginante ricordo, più della traccia di un viaggio senza senso e senza fine, questi sono pezzi suoi, quindi. Non questo viaggio di un cuore senza diga, poi invece viene fuori qualcosa che invece è dentro questi fotogrammi sospesi e che fa i conti con un mondo che noi abbiamo vissuto, con dei sentimenti che abbiamo provato, che nessuno può toglierci, quindi non è più soltanto, non è più un dispiacere, ma invece un conquistarsi l'esistenza, fare i conti con quello che è, che ci portiamo dentro, che è stato, che abbiamo fatto e che non possiamo smentire e che fa parte anche della nostra felicità. Quando invecchierai, avrai il colore dell'azzurro dell'inverno sui capelli, ancora lunghi, ancora forti. Avrai due fiumi lungo le labbra, dal sapore dell'argento e di miele matura, i tuoi occhi, sotto la pioggia,
non avranno mai il segno di chi si arrende e piegheranno ancora il mio cuore con la stessa forza dei tuoi giovani bacio.